26 maggio. Alle 4 del pomeriggio sono andato con Betsy a un caffè vicino a dove lei lavora, a Columbus Circle. Io ho preso un caffè nero con una fetta di torta di mele. Credo di aver fatto una buona scelta perché era proprio buona. Betsy ha preso un caffè e una macedonia di frutta. Ma io avrei voluto che prendesse anche qualche altra cosa. 15.000 propagandisti soltanto a New York non sono pochi, ma abbiamo problemi organizzativi. Capisco benissimo. Sono problemi che ho anch'io. Anch'io devo organizzarmi. Ah, piccole cose, la casa dove sto, tutta la mia roba. Le piace lì dove lavora? Sì, ho un sacco di colleghi simpatici. Lei ha degli occhi bellissimi. Vuol venire a vedere un film con me? Devo tornare in ufficio adesso. No, non dicevo adesso, qualche altro giorno. Sì. La gente vuol bere, lo sapete voi, lo so io, lo sanno tutti. A me non resta che agire di conseguenza. Si parla tanto di spaccio clandestino. Ma quale spaccio clandestino? Su una barca è spaccio clandestino. Nei quartieri alti è ospitalità. Sono un uomo d'affari. Sono cresciuto in mezzo a gente dura. E noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Si pratica la violenza a Chicago, certo, ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me. E sapete perché? Perché non è mai un buon affare. Che ti avevo detto? Ho parlato con te prima, sì o no? Non sono stato chiaro? Non ti avevo detto di non comprare niente per un po'? Vuoi sapere perché mi incazzo? Ma sei scemo? C'è un milione di sbirri là fuori, tutti ci guardano, tutti compri la macchina e mi chiedi perché sono incazzato. Ti ho detto che è messa a nome di mia madre. Che mi frega chi è intestato? Ma sei stronzo, hai sentito che ho detto? Non comprate niente, non comprate niente di grosso. Hai sentito che ho detto? Che cazzo l'hai preso? Perché tu ci fai beccare tutto, ma sei scemo, eh? Va bene, scusa, perdonami. Che cazzo c'hai nella testa? Che cazzo c'hai nella testa? Perdonami, Jimmy. È a nome di mia madre. Che hai detto? Che sta e adesso ti vuoi fare il dritto con me? Scusa, che ti avevo detto? Mi dispiace. Che ti avevo detto? Che cazzo ti avevo detto? Scusa. Di non comprare un cazzo, hai capito? Non dovevi comprare niente. Dammi a minestra. È bollente, sta attento. Senti, non ti arrabbiare adesso. Io credo di non poter più camminare. Sono cascato tante volte che io ho paura. Lo sai che gli fanno a uno quando non te ne ha gas? Quando scoprono che non può più camminare. Oh, Cristo. Ora mi devo sdraiare. Ok. Ora mi devo sdraiare. Devi sdraiare, va bene, va bene. Vado a chiamare un dottore. Dove? Vado a chiamare un dottore. Tu non chiami nessun dottore. No, niente dottore né poliziotto. Ricordate, non fa lo stupido. In Florida, portami in Florida. Cavolo, non posso andare in Florida adesso. Allora mettimi su un autobus. Mettimi su un autobus, non mi serve tu. Tu mettimi su un autobus, voglio finire all'ospizio. Quanto sei scemo. Che cowboy scemo che sei. Sono Carl Bestin del Washington Post. Beh, mi ha mandato qui il mio giornale per cercare di convincerla a rilasciare una dichiarazione. E perché proprio io? Penso perché lei è stato l'organizzatore per Nixon della campagna di sabotaggio contro i democratici. Penso che soprattutto lei avesse il compito di reclutare altre persone come lei, altri avvocati. Avvocati? Come Alex Shipley. Beh, io precisai che non avrei fatto niente di violento o di illegale. E che razza di cose facevate voi? Soltanto cose da poco. Roba... Come quando su carte intestate di maschi avete scritto che il senatore Humphrey andava in giro con ragazze squillo. Io voglio parlarti solo per un minuto, poi ti puoi buttare. Ti è rimasto ancora qualcosa? Non hai già speso tutto per quelle strozzate di beneficenza? C'è ancora un bel gruzzolo, perché? Che vuoi fare? Vedi, la tizia della TV pensa che io ti abbia ricattato perché le hai fregato la borsa mentre la stavi salvando e crede che io lo sappia perché mi hai venduto la borsa prima del milione di dollari. Ma quello che non sai è che io ho davvero intenzione di ricattarti. Tu vuoi che io non mi butti e continui a mentire e paghi te per tacere. Perché? Perché non mi servono i tuoi problemi, John. Questa cazzo di televisione, tutti i fans. Io voglio solo un po' di soldi. Mi accontento di una parte. Allora cosa dici? Siamo in affari? Sei sicuro che andremo fino in fondo? John, sei seduto su un cornicione e stai per buttarti. Io sto per andare in prigione. Che cosa abbiamo da perdere? Clemenza promise ai fratelli Rosato 3 zone nel Bronx dopo la sua morte. Tu sei subentrato e non hai dato niente. Ho barato! Hai barato, sì. La tua famiglia... porta ancora il nome dei Corleone. E tu devi sempre portare rispetto alle cose della famiglia. Tu sei un bravo uomo. E io ti voglio bene. Sei stato fedele a mio padre per anni. E lo sa, defettuoso sono. Io adesso ho un affare assai importante con Ayman Roth. E non voglio essere disturbato. Da nessuno, Frankie. E metti quello sporco ebreo prima del sangue tuo. Avanti, Frankie. Lo sai che mio padre era in affari con Ayman Roth. E lo rispettava. Mettiamo subito in chiaro le cose adesso. Io non ho mai fregato nessuno al mondo in tutta la mia vita, a meno che non se lo meritasse. Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la mia parola. E le ho sempre onorate, tutte e due. Mi sono spiegato? Quel pezzo di merda lassù a me non mi è mai piaciuto, non mi sono mai fidato di lui. Per me potrebbe anche avermi incastrato e aver fatto uccidere il mio amico Angel Fernandez. Ma questa è storia. Io sono qui e lui no. Se lei continua con me, lo dica e basta. Se no, lo dica chiaramente. Come posso fidarmi di questa organizzazione? Me lo dica lei, Tony.
Frank è sveglio. Non se la prenda con lui per quell'animale. Questo è un lavoro molto incasinato, lei lo sa. È una cosa che poteva capitare a chiunque, anche a lei. Davvero. Ci torno io a Miami a parlare con Frank. Risolvo tutto. Sistemerò tutto io, vedrà. Le do la mia parola. Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini! E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando? Ma è finita ormai. Per lei? Per me la vita da civile non esiste. In guerra c'è un codice d'onore. Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! Insomma, io dico Mickey, non me lo poteva dire dal principio come stavano le cose. Non doveva illudermi così, mentirmi e farmi pensare che ero meglio di quello che ero in realtà, se non è vero. Non ti ha mai mentito. Quegli incontri erano fasulli, è così, Adrian. Non ho mai combattuto contro i migliori. Era tutto fatto in modo che io potessi conservare il titolo più a lungo di quanto avrei dovuto. Insomma, lo capisci cosa sto cercando di spiegarti? Tu ti svegli dopo 10 anni credendo di essere un vincitore, invece no, sei solo un perdente. E va bene, non avrei tenuto il titolo per tanto tempo. E con questo, almeno sarebbe stato vero, Adrian. Ma non lo capisci, è stato vero. Niente è vero se tu non puoi credere in quello che sei. E in me stesso io non ci credo più, lo vuoi capire? E se un pugile non crede in se stesso, è finito, è chiuso, è andato! Ma avete fatto venire qua perché avete saputo che quello che sta in galera, Venticello, Albertarelli, è nato nel quartiere mio. Allora, nel quartiere mio si parla come se magna. Però, se voi per caso avete bisogno della persona più elegante, più chic, vestito lebole come lei, con la cravattella, eccetera, eccetera, allora la trovate per un altro, che ci abbia una bella presenza, panna a prenne, quell'antri fide una mignotta che si rubano tutti i soldi del popolo e che hanno fatto sì che Venticello e io non potessimo andare a scuola a imparare un linguaggio fine, giovile e leccato come quello che parla lei. Ma non mi faccia il demagogo. Guardi che io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.